Secondo me, visto che il Modena è in grave difficoltà ultimamente, avvedendo il Gubbio che visto sabato domenica, vabbè, penso che il Gubbio vince via, secondo me. E anche per me spero che vinca, ecco. Anch'io spero che vinca, soprattutto perché siamo una squadra forte. Diciamo che abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, abbiamo dimostrato di essere una squadra che può lottare per le zone alte e soprattutto una caratteristica che ha questa squadra è che non è una che prende sotto gamba le altre, perché altrimenti non avremmo vinto 3-0 a Mantova. Quindi sono super fiducioso e secondo me sarà un bel 2-0. Mentre secondo me la partita di... così di Modena sarà da prendere con le molle, anche perché è una squadra che al di là del suo organico, che comunque è una squadra in ogni caso che era partita anche per lottare per le prime posizioni al vertice, dovremo in qualche maniera giocarla con molta attenzione, anche perché, ripeto, noi sì è vero che fuori casa giochiamo anche un attimino meglio rispetto alle partite casalinghe, però il Modena in questo momento del campionato deve per forza di cose rifarsi, insomma, dell'andamento fino adesso avuto, per cui sicuramente faremo la nostra partita e spero anche che sia così positiva sotto tutti gli aspetti, però in ogni caso dobbiamo giocare un attimino più guardingui rispetto, insomma, alle altre partite che abbiamo fatto fin qua fuori dal Barbetti, insomma. Mattia. Ovviamente la speranza è che vinca, però guarda, ti dico la pura sincera verità, a me mette più pensiero andare a giocare a Modena che la partita in casa col Bassano, perché il Modena viene da una sconfitta immeritatissima a Mantova, quindi sarà arrabbiatissimo, vorrà vincere. Ovviamente anche per rialzarsi in classifica, e secondo me la partita non sarà facile da vincere, però speriamo di portare a casa il risultato. Il Modena con la guida tecnica di Eziolino Capuano, che salutiamo perché so che ci segue sempre, perché si informa su tutto, ha un po' cambiato la sua fisionomia, è arrivata contro il Mantova nel derby una sconfitta immeritata, prima c'erano stati dei pareggi. Ancora non ha mai vinto, facciamo gli scongiuri che possa cominciare a vincerle magari tutte, ma da dopo la partita col Gubbio. Non so se nella tua carriera, ma credo di sì, forse l'hai già incrociato Eziolino Capuano quando magari era Pagani da qualche parte. È un allenatore che ha un suo, è un po' guascone, un po' caratteristico, un po' esuberante, però le sue squadre sanno giocare a calcio. Sì, un allenatore è un buon allenatore, un allenatore che sa cosa, come ottenere dalla squadra tutto, sa mantenere alta la concentrazione, ha i suoi modi di fare, però alla fine secondo me le squadre ovunque lui ha allenato hanno fatto sempre delle buone prestazioni, quindi sicuramente affrontare il Modena è una partita a mio avviso un po' difficile per come le sono state anche le altre, però ripeto, al di là del fatto del risultato a noi conta la prestazione, come dico sempre, la prestazione ti porta sia in bene che in male sempre delle cose positive, è una partita importante e andremo lì per giocarcela a viso aperto. Sono d'accordo con l'entusiasmo e anche l'ottimismo di Gianluca, di Claudio, anche di Elia, sono più vicino alle posizioni di Franco e di Mattia, nel senso che secondo me è una partita a rischio, cioè nel senso che chi è che ha da rischiare tantissimo è il Gubbio. Sì, è vero, il Modena è nelle ultime posizioni in classifica, però è vero anche che contro una grande del campionato come è grande il Gubbio può anche mettere in preventivo in qualche modo un risultato non positivo. Il Gubbio, di contro, non fare risultato contro una delle ultime della classifica potrebbe rappresentare, significare una mezza battuta d'arresto. Però sono più d'accordo con tutti, sono con Antonio quando dice che l'importante è fare la prestazione, anche perché, Mattia, il risultato poi è la diretta conseguenza della prestazione. Poi puoi
perdere una volta su 10 se giochi sempre bene, puoi vincere 2 volte su 10 se giochi male. Assolutamente sì, non sarà una partita facile, perché Ezio Capuano comunque è un allenatore che ha spirito, ha grinta, e io, come ripeto, non sarà assolutamente facile vincere a Modena, assolutamente. Corsi e ricorsi storici, se il Gubbio dovesse, fate pure gli scongiuri, fare il risultato pieno, arriverebbe a 34 punti, che sarebbe lo stesso score di quando nella stagione 2010-2011 con Vincenzo Torrente in panchina riuscì a vincere il titolo di campione d'inverno e poi a salire in Serie B con 65 punti. Numeri alla mano, senza fare corse e ricorsi in questo caso, Antonio, credo che quest'anno però 65 punti non basteranno per andare in Serie B, visto che potenzialmente il Venezia potrebbe girare a 41. La carta dice questo, però c'è anche da dire che il girone di ritorno è tutt'altro, un altro campionato, dove giustamente anche le squadre che in questo momento hanno meno punti, quando ci giochi contro le affronti con un altro spirito, nel senso che non dico che sono all'ultima spiaggia, però ripeto, anche noi stessi con i punti che abbiamo non vuol dire niente, nel senso, certo, sì, è un buon bottino, però devi continuare a farli il prima possibile, ecco, per evitare poi di andarti a impalagare in situazioni un po' difficili, però ripeto, alla fine sono sicuro che riusciremo a ottenere quello che vogliamo, ecco. Noi, per non impelagarci in niente, dobbiamo ridare